Ben ritrovati, carissimi amici di Fanta World. È un periodo in cui analizziamo rose. Vi vogliamo presentare tutte le rose che abbiamo costruito in tutti i nostri fantacalci a cui partecipiamo, quelli privati, quelli pubblici, eccetera, eccetera. Oggi parliamo della Lega Fanta YouTube, del canale di Carni Special, con tutti gli altri Fanta YouTubers. Io purtroppo non ho potuto partecipare all'asta per degli impegni personali, ma è una Lega Mantra a 10 partecipanti con 500 crediti di budget. Molto ovviamente competitiva. Molto competitiva. Ovviamente adesso ci direte tutti il retroscena della costruzione della rosa, come è andata la. Ci direte tutto. Prima di iniziare vi invito a visionare il link in descrizione per scaricare l'app di OneFootball. È un'app molto molto utile per tenervi aggiornati su tutto quello che succede nel mondo calcistico, ma anche direi anche fantacalcistico, perché ci sono le statistiche ovviamente di vari giocatori della nostra Serie A, ma anche di campionati europei, per esempio per chi fa l'Eurolega, mi viene da dire, e quindi potete stare ovviamente aggiornati su tutto, anche sulle notizie di mercato. Quindi andate a dare un'occhiata ovviamente all'app OneFootball. Allora, prima domanda. Qual è il regolamento? Allora, a parte questo, allora, uno dei due mi dice il regolamento e poi vi faccio una domanda e poi partiamo. Okay. Allora, vado con regolamento. Allora, il regolamento è una Lega a 10, 500 crediti ciascuno, mantra, massimo 30 giocatori. A star random totale con il software, quindi software che estraeva senza ordine, come la sta facendo da noi. Quindi è stata, giustamente ci volevano delle strategie che abbiamo avuto, io e Claudio abbiamo adottato delle strategie, alcune sono riuscite, altre no. E poi questo, diciamo. Perfetto. Come competizione c'è solo scontri e battle royale. Okay. Quindi non c'è la somma punti. Speriamo. Quindi posso dire comanda il calendario. Comanda solo il calendario. Perfetto. E speriamo di avere fortuna agli scontri. La prima giornata abbiamo vinto. E meno male. Allora, la domanda che volevo fare, voglio vedere adesso, perché dato che avete fatto l'asta voi due in rappresentanza, che voto date alla rosa? Da 1 a 10. Allora, all'asta che avete fatto. Alla Lega 10 con gente competente, quindi valutando il tutto, io in 8 pieno lo 8 anch'io. Gli obiettivi. Perfetto. Mi interessava che fosse, no, perché gli obiettivi li abbiamo presi tre quarti degli obiettivi che avevamo li abbiamo presi. Allora, alla fine, forse la stanchezza, forse le strategie degli altri che ci hanno confuso. Allora, eravamo online, siamo fatte le due, le tre di notte. Però all'inizio siamo partiti benissimo. Anche gli altri ragazzi erano un po' andati pure loro. Diciamo che è fisiologico. Allora, fare. Partiamo con la porta. Vai tu. Sì, volevamo fare appunto un 4-2-3-1. All'inizio alla fine è riuscito. Siamo riusciti a completare quasi subito la linea tre quarti. Quindi linea tre quarti, poi piano piano abbiamo fatto difesa, porta. No, la difesa verso la fine, perché anche l'attacco verso la fine, comunque. Sì. Perché poi comunque linea tre quarti quasi subito ci siamo costruiti, infatti eravamo tranquilli. Vai con i portieri. Allora, portieri. Portiere poi. Regola per i portieri: non c'era il più uno di imbattibilità. Questa è una regola cosa a cui noi siamo abituati da anni. Noi siamo sempre abituati a questi. Quindi in questa Lega non c'era il più uno e c'è il D-Factor. Quindi si andava di low cost. Sì, si andava di low cost, però c'è anche il D-Factor. Quindi dobbiamo puntare anche ai difensori. Un pochino. Certo. Allora, diciamo che i portieri sono capitati a caso. Perché noi non volevamo questi portieri. In realtà abbiamo detto cosa ci capita, ci capita. Quindi basta che si alla fine sono capitati Trongoschi, Sirigu. Per me è una mossa azzeccatissima. Sì, perché comunque abbiamo il blocco. Fanta 10, ci sta. Portieri di Fiorentina e Genoa. Assolutamente. Poi pagando la fine, poco, assolutamente a Fiorentina e Sirigu l'alternato. Difesa, sì. Faccio difesa e poi tu fai la parte. Vai, tranquillo. Allora, difesa abbiamo a destra Faraoni, quindi testi di destra. Faraoni storico, no, c'è esatto. Centrali, Carboni, Bonifazi, Chiellini, Jim City, Erlich, Ibanez e Palomino. Quindi comunque abbiamo tanta abbondanza di DC. Non abbiamo il top, ma siamo coperti. Coperti. Il top potrebbe essere Chiellini, ma sappiamo benissimo i suoi problemi fisici, quindi non so per quanto lo avremo. Però siamo coperti. Schierare Di Marco come terzino è tanto. Ecco. Jim City è già subito premiati Di Marco alla prima giornata. Jim City è comunque un titolare. Esatto. Bonifazio è un titolare. Ma proprio Carboni che fa sia anche il terzino sinistra. Abbiamo pensato di prendere questo giocatore, metti caso, a sinistra. O Carboni o Marchizzo lo volevamo per avere la copertura di Marco, che fosse anche DC. Assolutamente. Sì. Anche perché Pastorino è sempre sicuro al posto. Esatto. Metti caso Di Marco a ballottaggio e mettiamo Carboni a mali estremi. Esatto. Quindi linea di difesa composta. Voto così, alla difesa. Dacci il voto alla difesa. Allora, io che non ho partecipato all'asta, però mi piace perché comunque una linea 4 fatta con Faraoni a destra, Di Marco a sinistra e poi diciamo sulla carta Chiellini e Jim City.
A me, piace tanto. A me piace tanto. Quindi io a questa difesa do 7,5. Perfetto. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che in difesa sono andati i difensori a prezzi assurdi. Cosa mai vista. In automatico non abbiamo fatto l'asta per questi difensori. Noi tutti i top partiamo da 25. Avete la mia stima. No, ma questo, cioè, a me piace fare l'asta con i difensori. Però oltre i 25. Oltre un certo limite. Oltre 25 su 500 ci sembrava troppo a mercato di puntare sui difensori. Quindi l'acquisto più pagato è stato in difesa Di Marco con 17. Avete fatto bene, assolutamente. Tutti i DC invece sono andati alla fine al centrocampo. Avete fatto benissimo, secondo me. Allora, andiamo al centrocampo. Allora, a centrocampo avevamo da prendere opere tuo, Pellegrini o Savic. Cioè, non c'erano. C'era poca roba. L'obiettivo era prendere una C-top, uno di questi tre. Abbiamo scelto alla fine Pellegrini perché Veretout è rimasto l'ultimo. Perché Veretout è uscito subito, è andato via a tantissimo, giustamente anche. Savic l'ha preso anche un altro ragazzo e noi è toccato Pellegrini. Molto volentieri. Che ho anche nella mia rosa, quindi non l'ho preso dal nostro, lo volevo qui. Quindi. Allora, non faremo il tifo per Pellegrini. Esatto. Purtroppo non abbiamo fatto asta per tanti giocatori perché aspettavamo Pellegrini per non sapevamo quanti crediti andava. Giustamente. E quindi aspettavamo il random che straeva Pellegrini quando esce. È stato un supplizio. Un supplizio veramente bravissimo. Poi accanto a lui nel 4-2-3-1 va una M. Come M tante ne prendiamo perché ne prendiamo tante perché il top ci è sfuggito. I top, anzi Locatelli, Brozovic che si ma le prendiamo tanto. Anche perché come alternativa a Pellegrini non c'è, non abbiamo alcuna quindi comunque anche per mettere in esatto. E abbiamo Aslan, Cristante, Hernani, Schouten e Nandez. Perfetto. Uno di questi una partita facile ce l'ha per forza. Penso di sì. Penso di anche Cristante, sì. Diciamo, ci sta. Ci ha anche segnati la scorsa giornata. Se Pellegrini va a capo, dobbiamo entrare. Dobbiamo puntare su Arslan. Vabbè, però potete, ragazzi. Che dovete. Voto alla mediana. La mediana, allora, Pellegrini va benissimo, però bisogna fare la media fra Pellegrini e Lem. Quindi facendo una media fra Pellegrini, se Pellegrini per esempio è un 8,5, magari allora, le altre M sono 6,5. Siamo partiti, Cristante in gol. Cristante in gol. Però diciamo che sulla carta non è un top M, quindi esatto. Dai, vi do 7, dai. Dai, ci sta. Ci sta. Allora, tre quarti. La linea di tre quarti composta da questi li abbiamo presi subito. Sì. E siamo contenti perché subito abbiamo preso quelli che volevamo, ovvero Felipe Anderson e Pereira. Perfetto. Che sono usciti subito, tra l'altro. Quindi software ci ha aiutati anche in questo. Cioè, volevamo anche Mkhitaryan, chiaramente. Quindi alternati da loro. Felipe Anderson. Però sono usciti subito. E il prezzo, diciamo che era onesto, perché Anderson 36, Pereira 46. In un Fanta 500 ci sta tutto. Va bene. E quindi ci siamo costruiti la linea di tre quarti immediatamente. Zaccagni è stato il primo nome che abbiamo preso in assoluto, quindi coppia con Felipe Anderson, in questo caso perfetta. Barak preso a fine asta, ha pochi crediti per avere un'alternanza nell'ET. E poi come A volevamo, in questo caso, o Insigne o Chopin. Esatto, cioè non c'è una troppa alternativa. Anche qui, esatto. Quindi è uscito Insigne, l'abbiamo preso subito a 89 e quindi la linea di tre quarti si compone alternativa così. Caprari. Anche con Caprari e Barros alternativa. Bella, mi piace questa. Voto. Assolutamente 9. 9, bella. 9. Qua ci siamo casati. Insigne, Pereira, Felipe Anderson è troppo. 10 è tanto, esatto. Con Pellegrini dietro. Attacco, cominciamo le note dolenti. Perché? Beh, diciamo che è facilmente immaginabile che dato che avete preso comunque tutti questi bei giocatori nella linea tra centrocampo e tre quarti, in attacco inevitabilmente non c'era più granché. Ma più che altro c'erano quattro attaccanti che potevamo prendere, Ibrahim, allora, Zapata... ci hanno confuso gli altri. Allora, gli altri non ci aspettavamo che certi PC andavano via poco. Muri è andato via 80, Vlahovic è andato via 120. Ok, troppo. Non tanto. Noi ci aspettavamo che questi andavano via tanto. E quindi a noi ci rimanevano Dzeko, Zapata, attingere i secondi slot, gente da attingere qua. Invece non abbiamo potuto perché spendendo 80 per Muriel avevano anche i crediti per loro. Certo, esatto. Quindi sono presi tutto loro. Ci siamo rimasti un però, po'. Però diciamo creativi. Il tutto è compensato al fatto che magari loro hanno Muriel e Ibrahimovic, ma non hanno Pellegrini. Ah, questo sicuramente, cioè, non hanno anche dei trequartisti buoni, esatto, come noi. Comunque alla fine che era rimasto c'era Morata che anche lì. Non l'alziamo, alla fine è andato via una trentina. Non qui ci colpo io perché Claudio la prende, però ho detto no, voglio Zapata dopo. Però Zapata non l'ho preso, e quindi vabbè. Alla fine abbiamo preso Arnautovic come punta in teoria principale. No, Raspadori. Raspadori. Andiamo ancora del Sassuolo. Raspadori, che appunto in teoria è la nostra prima punta. Punta di diamante. Punta di diamante, volevamo prendere, ecco, altra.
altra chicca. Cosa chicca, sì. Volevamo prendere Scamacca per essere coperti al 100%. È andato troppo, a tantissimo, tra l'altro non abbiamo capito il motivo, e quindi... Però con Arnautovic, secondo me, qualcosa la combiniamo. Esatto. Poi ragazzi, non scordiamoci che potete mettere anche le... Possiamo mettere anche le A. Le A, quindi nel esatto. peggio dei casi possiamo mettere anche Insigne e mettere sulla, nella linea di 3-4 un'altra A. Esatto. Quindi comunque... Esatto. Barro lo giochiamo lì, Caprari lo mettiamo lì, ma anche Zaccagni possiamo mettere là. Ma anche Felipe Anderson. Anche Felipe Anderson. Ci possiamo divertire, sì. C'è tanta tanta roba. E questa è la nostra squadra, voto all'attacco. Sei concordo? Allora, l'attacco giustamente dai, 5 e mezzo. Allora, valutano nel complesso con l'altra, che c'è anche Insigne compreso in questo attacco, però dai. Insigne in teoria l'avevo valutato nel 9 alla 3. Ah, vero. Quindi vi do un 5. Ok. È giusto. Però dai, la rosa comunque voto secondo totale. Me un l'otto voi avete detto 8, io un 7 e mezzo. Un 7 e mezzo pieno, comunque siamo 10. Vabbè, comunque ci sta assolutamente, quindi considerando una rosa 10, considerando che era la prima rosa 10 che facciamo anche con giocatori con giocatori così esperti, gente sì. esperta, quindi comunque ci può stare. Va bene, noi ovviamente abbiamo finito di presentarvi questa rosa, speriamo ovviamente di vincere questo battaglia. Certo. Ci puntiamo, siamo partiti con i primi 3 punti. Allora, il calendario deve aiutarci. C'è poco da ci puntiamo sul calendario. Dobbiamo incoronarci il re dei youtubers, esatto, fantasenatori, anche a livello proprio di morale, no? Esatto. A livello mediatico, esatto, anche. Dobbiamo proprio vincere proprio per questo. Quindi ovviamente commentate, diteci se la rosa vi piace, dateci qualche voto e ovviamente fate il tifo per noi. Certo. Ovviamente fate il tifo per noi. Noi ovviamente vi ringraziamo, un saluto da Fantaworld.